Buongiorno a tutti. Ovviamente sono il responsabile, mi presento Francesco Mariano perché vedo tantissime persone nuove, per cui mi fa molto piacere alla Soffitta Spazio delle Arti, che nasce nel 1964 in un circolo, in un operaio della Comunata Circolo Arci, da due operai di Solanza. Oggi inauguriamo, dedichiamo la mostra a un carissimo, oltre artista internazionale, amico, perché questo progetto di Antonio Ciccone nasce da lui, con me, con la Tiana Ciccone, che ringrazio ovviamente di aver appoggiato tutto il progetto. Quindi un omaggio che noi facciamo della sua scomparsa, è la prima mostra, ci siamo resi, ci impegniamo sempre a ottimizzare al meglio tutti gli artisti per farli diventare, per far diventare la sostanza. Quindi oggi, per questo periodo della mostra, sarà la stanza di Antonio. Che dire, io non mi voglio approfondire, perché sarà Tiana a dirci un attimo chi è stato Antonio, ma parecchi lo sanno. Considerate che questa mostra l'abbiamo avuta nel gruppo La Soffitta Spazio delle Arti, proprio con lui, per far capire il disegno, quale materia prima è per un artista. Oggi si tende molto a non disegnare più, a non incidere più. Questo a me mi rode veramente, ve lo posso assicurare, perché con l'intelligenza artificiale tante cose le sono migliorate, ma tante altre sono veramente peggiorate. Nel campo artistico, per me, è peggiorata la situazione, perché ci si mette un mouse a disegnare e a dipingere. Non è la stessa cosa. Quindi ringrazio ovviamente l'assessore Jacopo Madao, che rappresenterà il comune, il presidente della Pro, che ci appoggia sempre per tutte le iniziative e collabora con noi in tutti i progetti. Credo che per Sesto Fiorentino sia un'occasione d'oro, ma non solo per il territorio di Sesto, ma per il comune di Firenze, e spero che arrivi da qui al fine non sta anche persone. Grazie ancora, do la parola all'assessore. Bene, diamo, no, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, tanto rubo un minuto giusto per salutare. È sempre un piacere inaugurare una mostra qui alla Soffitta, che per Sesto Fiorentino è un luogo oltre che unico, perché non ce ne sono altri, ma assolutamente importante, perché è estremamente dinamico, sempre pronto ad accogliere novità, ad accogliere cambiamenti e soprattutto organizza un sacco di mostre. Ecco, mostre non solo, che non sono solo tante, ma sono soprattutto di qualità, belle, che portano in questa bellissima galleria tante persone. Non è affatto scontato, di luoghi come questo ce ne sono davvero pochi, forse non ce n'è nessuno, Francesco? No, devo dire, gallerie non hanno più tantissime, ma questa è stata sempre una galleria nuova. Anomala, perché dentro... Perché va a volontariato, perché la cena, a chi non lo sapesse, si lavora tutto a volontariato. Quindi ecco, una situazione unica, che però riesce a fare tutte queste belle cose. Oggi abbiamo una mostra, lasciatemelo dire, diversa rispetto alle altre, perché diciamo c'è un focus sul disegno. E ecco, sicuramente per i motivi che ha detto Francesco, che è un esperto da questo punto di vista, è sicuramente importante anche rimarcare questi aspetti legati all'innovazione, che insomma c'ha, come dire, un dualismo tra aspetti positivi e aspetti anche negativi. E quindi ecco, io
mi sono soffermato su alcuni disegni che sono veramente bellissimi. Mi auguro che questa mostra sia visitata da tante persone, tanto ho visto che insomma rimane aperta un po' di tempo fino al 31 ottobre, quindi insomma l'occasione non mancherà. Io lascio la parola più che volentieri, immagino, alla presidente della Proloco, Laura Cioli, per un saluto, insomma. Bene, grazie. Un breve saluto, e come presidente della Proloco è importante essere qui, come è importante supportare, sostenere e promuovere tutti gli eventi che vengono fatti in questa galleria, che è, come ho detto prima, un unicum nel suo genere. Quindi ringrazio Francesco per questo rapporto di collaborazione. Assisterò alla presentazione della mostra e sono molto curiosa, perché veramente così l'impatto mi interessa molto. E continuiamo questa collaborazione che ritengo veramente proficua. La Proloco darà sempre il patrocinio ai tuoi eventi, perché è la promozione di un territorio. Bene, grazie. Conclusione. Sì. Perché deve essere questo il messaggio che sono potuto dare. Sì. Prego. Benvenuti a te. Siamo tutti insieme qui per celebrare Antonio. E non lo farò. Il mio voglio dire è che lui continua a lavorare. Sono un disastro. Non ti preoccupare. Guarda che ti deve preoccupare solo. Con la scelta di queste opere abbiamo iniziato a sceglierle insieme ad Antonio, perché già stavamo preparando questa mostra. Esatto. E perciò abbiamo continuato a scegliere le opere, e volevo ringraziare anche mia figlia Mirea, che mi ha aiutato nella scelta. E la scelta mi ha detto mamma, deve essere una mostra allegra e deve essere una celebrazione. E così lo è, perché il suo mezzo principale non era il carboncino, era l'amore, ed è, e continua ad essere. Io continuo con questo che tocca tutti noi. E questo Diana ce lo sta trasmettendo, ma ce lo sta trasmettendo Antonio, perché Antonio sicuramente, se fosse qui con noi, sarebbe ben contento di abbracciarli tutti. No, lo è, perché lui continua sempre, il suo lavoro continua sempre, e ogni volta che si rivede il suo lavoro si trae un nuovo messaggio, perciò non può essere osservato abbastanza. Perché sono pieni di messaggi le sue opere, e pieni di amore e di costanza, perché non ha mai smesso di credere in quello che sapeva fare all'eccellenza. E perciò anche noi come spettatori partecipiamo a questa sua arte universale, che abbraccia tutti, che non esclude nessuno. E insomma, vorrei dirvi tanto di più, ma sono commossa. Ed è difficile, e avrei piacere anche di parlare uno ad uno per descrivere le opere, perché insomma ho seguito sempre questa vita dell'arte. Continuerò. Bene. Brava. Ci siete già. Di noi, ovviamente, per cui chi volesse chiedere qualcosa a Tiana, lei è pienamente disponibile. Io ringrazio ovviamente l'assessore, ringrazio il presidente della Proloco. L'ultima cosa, mia madre porta tanti saluti
affetto a tutti. Mi ha chiesto specialmente. Sì. Noi la ringraziamo. È un grande grazie. Questo ovviamente controllate se dalla mostra, ovviamente, per qualsiasi cosa ti hanno qua e vi risponderà a tutto. Grazie ancora. Siamo alla Soffitta Spazio delle Arti, ovviamente sono Francesco Mariani, responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti, qui con me c'è la figlia Tiana Ciccone. Ringrazio ovviamente Sesto TV che è arrivato e che ci permette di portare le immagini in tutto il mondo. Ringrazio anche l'operatore Campostrini che è in regia. Tiana, mi hanno incaricato di fare una piccola intervista per far capire ai nostri telespettatori, ai nostri frequentatori della galleria, che cosa ne pensi di questo progetto che abbiamo iniziato assieme al maestro. Io sono molto grata prima di tutti a te, Francesco, che mi hai sopportato in questo grande progetto che avevamo iniziato insieme a mio padre Antonio Ciccone. E abbiamo iniziato anche la scelta delle opere, ma lui ha pensato meglio di andare avanti e su altre sfere e ha lasciato a me e Francesco il lavoro di mettere insieme questa mostra, una scelta di 38 opere e diciamo una sintesi del suo lavoro, vero Francesco? Sì, direi che il disegno sia alla base di tutti gli artisti. Oggi si tende molto, io l'ho detto anche in pubblico, a non disegnare più, quindi io credo che questo sia un messaggio che Antonio lancia alle nuove generazioni. Che ne pensi? È assolutamente il suo messaggio di partire con il disegno, perché è importantissimo conoscere la struttura di ciò che si disegna. E perciò con queste opere invita tutti a poter scrutare e vedere esattamente come lui ha portato fuori il suo discorso del disegno. Bene, io che aggiungere? Io ringrazio tutta la famiglia ovviamente che ci ha permesso di fare questo progetto e di condividerlo oltre che con la famiglia, con tutti quei cittadini e tutte quelle persone che verranno a vedere la mostra. Esatto, questo è un grande invito e un grande abbraccio per visionare l'avventura dell'arte di Antonio Ciccone. Grazie ancora.